Abete Legnami Infissi, Sport 1, da 37 anni al servizio dello sport e Verde Sativa presentano il circuito calcistico d'élite. Amici e appassionati sportivi, allo stadio Leprignano di Capena si sfidano in questo recupero del circuito d'élite Monterotondo Football Club contro Torino. I padroni di casa vogliono confermare l'ottimo momento di forma delle ultime due gare per uscire dalle zone basse della classifica, mentre gli ospiti cercano di avvicinarsi prepotentemente alle prime posizioni e per farlo dovranno sfruttare al massimo il match di questa sera, che si presenta come un appuntamento importantissimo. Torino, poi ci pensa in qualche modo Paparella, che rischia di perdere il pallone, il lancio del Torino salvato sulla linea da parte del difensore del Monterotondo. Grande azione del Torino qui, che va alla battuta di questa punizione, la traversa, poi l'azione non finisce lì, prova ancora il numero 10 ad andare alla conclusione. Stavolta c'è il gol del Torino con De Antonis, che porta in vantaggio la formazione ospite, 1-0. Ripartenza del Torino, che può entrare dentro l'area, un passaggio verso il numero 18 Pasquini, che mette dentro praticamente a porta vuota, quindi arriva il gol del 2-0 del Torino. De Antonis, il suo lancio dentro l'area, favorisce Pieraccini e poi arriva il gol di Menichelli del 3-0 per il Torino. La posizione è buona, viene convalidato, quindi 3-0 per gli ospiti. Non c'è più tempo, finisce qui, dice l'arbitro, la prima frazione di gioco. Non c'è stata gara in questi primi 40 minuti. Il Torino avanti di 3 reti contro il Monterotondo al centro sportivo Leprignano. Taverna perde il pallone, perde l'attimo, e quindi ripartenza del Torino, lancio al limite dell'area, esce Paparella e arriva il gol del 4-0 per la formazione ospite. Attenzione, battuta male da parte del Monterotondo, ripartenza della formazione ospite, pericolosa dentro il limite dell'area, il tiro, la respinta del portiere, poi sulla ribattuta arriva Salveta e mette dentro il gol del 5-0 nei minuti finali di questo secondo tempo per il Torino. Azione del Torino, che ha ancora energie, riesce a entrare dentro l'area di rigore, il cross al centro e arriva il gol del 6-0 per il Torino, sul quale termina anche la partita.